Allora, ieri, come avete saputo da alcune anticipazioni, c'è stata questa riunione. È stata utile soprattutto per recuperare un clima di confronto, di dialogo. Era da tempo che non ci riunivamo io con i vicepresidenti. La distrazione della campagna elettorale ha impedito che ci potessimo riunire. Ieri abbiamo ripreso questo confronto. In un clima, direi, la riunione è stata molto utile, clima molto cordiale, di fiducia reciproca. Abbiamo impostato il rilancio dell'azione di governo. Per quanto riguarda, abbiamo concordato, ma su questo c'è il pieno accordo di tutti, non c'è nessuna disponibilità a rivedere quella che è stata sempre la filosofia di questo governo, quindi no austerity, no misure recessive, non è di questo di cui ha bisogno il Paese. Ma sull'Unione Europea e sulle tasse lei si sente messo in un angolo sotto assalto da parte dei vice premier Salvini e Di Maio? Io ho messo in un angolo? E perché? Vogliono dettare l'agenda in un certo senso anche sulle tasse? A me vogliono dettare l'agenda? Guardi, no, assolutamente non è stato né questo atteggiamento né questo il clima. Il clima è stato, le ho detto, di fiducia reciproca, quindi se mi volessero mettere in un angolo non sarebbe stato questo il clima. Io sono sempre Giuseppe Conte, quello che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e il reddito di cittadinanza. Non è che ho cambiato filosofia per cui c'è un contrasto rispetto a quelli che sono gli obiettivi di crescita e di sviluppo sociale che servono al Paese, assolutamente no. E anzi, c'è anche piena condivisione sul fatto che la procedura di infrazione va evitata. Ma come si perché fa ad evitare? È un danno per gli italiani, è un danno per il Paese e, se mi permettete, non solo ci esporrebbe a una fibrillazione dei mercati incontenibile, che rischia di non poter essere controllata, ma poi sarebbe anche, come dire, l'eterogenesi dei fini, cioè il massimo del paradosso per un governo essere sottoposto a una procedura che prevede periodici controlli, verifiche e la necessità di concordare ogni nuova misura di politica economica. Questo assolutamente non lo vogliamo, su questo c'è piena certezza. Come si fa a scongiurare senza una manovra correttiva? Ho chiesto una riunione economica perché dobbiamo confrontarci, quindi c'è un clima molto buono, ma dobbiamo confrontarci adesso sulle azioni concrete e programmare in modo serio, responsabile ed efficace quelli che sono gli obiettivi di crescita e di sviluppo sociale, ovviamente cercando assolutamente di scongiurare la infrazione. La nomina del nuovo ministro per gli affari europei.